Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco, una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». In questa seconda domenica del tempo di Quaresima viene proposto il Vangelo della Trasfigurazione. Matteo, l'Evangelista, presenta questa scena. Gesù sta con i suoi e decide di prendere, di portare con sé tre dei suoi più intimi, Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li porta in disparte, in un luogo alto, sul monte. Fa vivere loro una esperienza particolare, speciale, profonda. Noi siamo nel tempo di Quaresima e non dimentichiamo che questo momento di incontro col Signore per noi è fondamentale. È importante che anche noi, come questi tre discepoli, viviamo un'esperienza profonda di Dio. Vediamo davvero nella preghiera, nell'ascolto della parola, il suo volto. Siamo toccati nell'intimo da Lui. Allora, cosa fa Gesù? Gesù viene trasfigurato, mostra la sua bellezza, si mostra nella sua luce, il suo volto è pieno di luce e si mostra con Mosè ed Elia, che sappiamo bene rappresentano e sintetizzano tutto l'Antico Testamento, la legge e i profeti. Mosè ed Elia, che cosa significa? Significa che Gesù è in intimità, in dialogo con i personaggi più importanti della storia di Israele, della storia della salvezza, ma significa anche che Gesù è il compimento, è il culmine di questa meravigliosa storia. Avremo certamente fatto caso che Gesù, dopo questa trasfigurazione, quando finisce questa manifestazione, Gesù tocca i discepoli, scompare questa trasfigurazione e
i discepoli vedono solo Gesù. Non ci sono più Mosè ed Elia. Che cosa significa tutto questo? Forse, come dice la lettera agli Ebrei, Dio che aveva parlato molte volte e in diversi modi, adesso ha parlato a noi nel Signore Gesù. Allora è importante conoscere il Signore Gesù, è importante scoprire davvero chi è. E lo scopriamo nella nostra vita, lo scopriamo nell'ascolto della parola, lo scopriamo ascoltando i testimoni che parlano di Lui. E Mosè ed Elia, tutti i profeti, parlano appunto del Messia, di Gesù, ce lo presentano. Ma non solo, qui avviene nella trasfigurazione un qualcosa di davvero straordinario, perché i discepoli, in particolare Pietro, Giacomo, Giovanni, che avrebbero dovuto portare un grande peso, l'annuncio della fede, sarebbero andati incontro di fronte a quello che è lo scandalo della morte di Gesù, perché poi Gesù sarebbe stato ucciso. Allora, ecco perché Gesù si trasfigura, proprio per dire ai suoi amici più intimi: non abbiate paura, perché in un futuro voi vedrete le mie sofferenze, ma non dimenticate questo giorno, non dimenticate questo evento. Questa stessa dinamica, questo stesso atteggiamento Gesù lo fa nella nostra vita, perché tante volte Gesù si manifesta a noi, tante volte Gesù si mostra a noi nella nostra quotidianità, nell'ascolto della parola, nel servizio, nei sacrifici. In quei momenti il Signore ci dà la sua forza straordinaria, perché possiamo affrontare le prove, perché possiamo affrontare le difficoltà. E Gesù, così come avviene in questo episodio della trasfigurazione, non solo si fa conoscere, mostra quella che è la sua realtà ai suoi discepoli, ma avviene qualcosa di più. Abbiamo sentito, c'è questa nube che li ricopre, che li protegge. È la presenza dello Spirito Santo, che ci dà la possibilità di percepire, di ascoltare la voce di Dio. Infatti si sente la voce che dice: questo è il mio figlio, e che se colui che parla pronunzia la parola figlio, significa che è il Padre. Nella trasfigurazione abbiamo questa bellissima e anche semplice, intima, profonda esperienza di Dio, che è il Figlio, che è lo Spirito che si manifesta nella nube e che è il Padre. Allora l'itinerario della Quaresima ci deve condurre a conoscere meglio, intimamente, profondamente il Signore Gesù, e attraverso di Lui saremo capaci di conoscere, di incontrare, di sentire la voce del Padre che ci indica Gesù, la presenza dello Spirito. Anche noi, almeno qualche volta nella nostra vita, desideriamo che il Signore Gesù ci tocchi nel profondo, come ha toccato questi discepoli, perché questa esperienza di fede, una volta tornati a valle, sia quella memoria, quella energia che permette di non stancarci mai, ma di essere nella semplicità e nella quotidianità e tante volte nella prova e nella sofferenza, essere con Gesù trasfigurati nella quotidianità.